nostra associazione da ormai più di 12 anni si dedica alla diffusione e alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico della manifattura Ginori di Doccia. Oggi siamo qui per presentare il catalogo della collezione sulle ceramiche di Gio Ponti conservate al Museo di Doccia, che però purtroppo non potrete vedere dal vero, se non per una selezione di circa 60 pezzi che andranno in mostra dal 3 dicembre fino al 29 febbraio del 2016 al Museo di Palazzo Madama a Torino. Assicuriamo che l'associazione è in prima fila per cercare di trovare una soluzione affinché il museo possa riacquistare la sua dignità e riprendere la sua attività con una continuità sul territorio. Speriamo che entro il 2015 si possano avere delle notizie incoraggianti. Ponti, al di là dello stile su cui sono state dette tante cose, a me ha sempre colpito per la sua incredibile prolificità e in effetti è sorprendente pensare alla sovrabbondanza di decori, di forme che lui ha realizzato e inventato, immaginato per la Richard Ginori, soprattutto nei primi anni. Tanto che a un certo punto, quando si è un po' diradata questo fervore creativo, nel 28 soprattutto, che è stato l'anno in cui lui ha fondato Domus, lui fa una sorta di proposito per il nuovo anno. In una lettera dice che nel 1929 farà un disegno al giorno per Doccia. In un'epoca in cui non esisteva internet, non c'erano i mezzi di comunicazione di oggi, lui riuscisse a dirigere una manifattura che si trovava a Sesto Fiorentino da Milano. E lo faceva attraverso questo rapporto epistolare che aveva con i suoi collaboratori a Doccia. Scrive tantissimo, dà indicazioni precise ai collaboratori. Quello che emerge dal carteggio è questo rapporto di grande fiducia che ha con le persone con cui lavora. Loro a loro volta rispondono mandando i campioni degli oggetti che lui voleva realizzare a Milano, a San Cristoforo, che era l'altro stabilimento Richard Ginori dell'epoca. Sono stato invitato alla Biennale dell'Antiquariato per presentare il catalogo della collaborazione fra Gio Ponti e la Richard Ginori e da dare un mio punto di vista sul rapporto fra un architetto, un artista e un'azienda e capire come mai oggi non ci sono aziende che coinvolgono figure appunto del livello di Gio Ponti e cosa si può fare perché questa tendenza cambi. Credo che sia una questione di differenza di tempi, ma anche una questione di mancanza di genialità e ingenuità. Gli inglesi la genialità la chiamano ingenuity, e che secondo me vuol dire proprio questo: la genialità per essere efficace deve avere un po' di ingenuità. Oggi forse la genialità, non solo in Italia, dappertutto, è legata alla furbizia, all'aggressività, a saper fare affari, e quindi gli manca quella ingenuità che consente di coinvolgere figure meno prevedibili e meno scontate. Siamo veramente felici di essere oggi alla Biennale dell'Antiquariato di Firenze, perché proprio qui 2 anni fa, nella scorsa edizione, il premio per il migliore stand fu dato allo stand di Trinity Fine Art di John Winter, che era il presidente dell'associazione Amici di Doccia, che aveva avuto l'audacia di esporre qui alla Biennale solo ceramiche di produzione Ginori. E con questo catalogo Gio Ponti, la collezione del Museo Richard Ginori della manifattura di Doccia, che è edito da Cristian Maretti a cura di Oliva Rucellai, Maria Teresa Giovannini e la sottoscritta, siamo riuscite a valorizzare quella che è una collezione di un importante museo fiorentino, che in questo momento ovviamente sta vivendo un periodo difficile, che ci auguriamo tutti sia risolta il più presto possibile.